Rossella, ce lo auguriamo anche noi. Appunto, il Natale e la Befana erano il salvadanaio per le attività commerciali. Pensiamo anche al centro storico che ha dovuto fare a meno anche dei turisti. Buongiorno e benvenuto a Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma. Lo ha visto, eravamo a Piazza Navona, vetrina spenta della città. Come sono andate queste feste per il commercio capitolino? Sì, tanto in bocca al lupo all'assessore e agli altri interlocutori perché Piazza Navona ritorni. Ieri c'è stata una partenza un po' fredda, insomma, era una giornata feriale e quindi non Per c'era quanto molta riguarda i gente. saldi, ma in Certo, generale certo. questo Natale com'è stato per il commercio capitolino? Ma dunque, il Natale per il commercio traditorino ha avuto una ripresa degli acquisti, dei regali, anche dei regali tradizionali rispetto ovviamente allo scorso anno, che è stato un anno molto duro, molto deludente. Abbiamo calcolato circa un 20% di acquisti in più. Senta, ha sentito insomma l'assessore Monica Lucarelli, voi avevate chiesto al sindaco Gualtieri di lasciare aperti i varchi al centro di Roma, mi pare che la ZTL oggi sia attiva. Sì, purtroppo la ZTL c'è, è attiva, è una richiesta che si basa su due temi. Primo, che mancano i turisti internazionali, ma anche il grande movimento, quindi il centro storico, diciamo, è meno affollato. E la seconda è che c'è oggettivamente una difficoltà a prendere gli autobus, possono accedere meno persone per la pandemia, e poi c'è la strutturale difficoltà dei mezzi pubblici. Finché non c'è una vera politica nuova del trasporto pubblico, e ci auguriamo che questa giunta possa farla, credo che il sistema della ZTL, come organizzazioni imprenditoriali, stiamo chiedendo che venga rivisto. Senta, appunto, ieri, prima giornata di saldi, ci diceva, insomma, che è stata una partenza tiepida. Secondo lei le svendite continue, il Black Friday, hanno in qualche modo tolto un po' di appeal ai saldi che prima erano attesissimi? Sì, quest'anno c'è da una parte una ripresa un po' di voglia appunto di acquisti di qualità, di acquisti di lusso scontati nel negozio di vicinato, nel negozio di tradizione, un po' una diminuzione dell'online. Queste sono le previsioni che si fanno. Però è pur vero che i saldi hanno ormai da qualche anno, a prescindere dalla pandemia, a prescindere da questa situazione, abbassato il loro appeal. E questo lo si vede chiaramente da tutti i fenomeni che noi abbiamo di vendite promozionali che le singole aziende autonomamente innescano, e poi da questo fenomeno importato del Black Friday, che certamente è un anticipo molto, molto deciso rispetto appunto a una politica di vendite promozionali e di saldo. E anche l'online fa la sua parte, perché anche l'online ovviamente ha molte occasioni Penalizza che vengono proposte. comunque i negozi di vicinato. Commercio che deve ripartire perché così riparte anche la città. Grazie a Romolo Guasco per essere stato con noi. Ieri il record Grazie a di voi. contagi nel Lazio, oltre 16.